Ciao a tutti, sono Alberto Bernardini, ricercatore in ingegneria delle telecomunicazioni al Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano. Che temi riguarda la tua attività di ricerca? La mia attività di ricerca riguarda l'audio in senso molto ampio. Ci siamo occupati sia di acustica computazionale che di elaborazione dei segnali audio in svariate applicazioni, che vanno dalla informatica musicale applicata a file audio, file più in generale multimediali, a processamento di segnali acustici in ambienti di vario tipo, come sale da concerti o ambienti che della vita più quotidiana. Alcune applicazioni, ad esempio, nel caso del processamento di segnali acustici, sono la riduzione del rumore in svariati ambienti, oppure il processamento spaziale dell'audio, ossia come sia possibile selezionare determinati contenuti acustici in un ambiente sulla base della loro posizione nello spazio. Un altro tema di ricerca di cui ci siamo tanto occupati è la modellazione di sistemi audio, ossia la costruzione e l'implementazione di modelli acustici o audio. Ancora più nel dettaglio, abbiamo fatto tante ricerche su come sia possibile in molti contesti rappresentare segnali audio tramite equivalenti elettrici. Perché hai scelto di occuparti di questi temi? Allora, la mia storia deriva dall'intersezione di due passioni che ho sempre avuto fin dal liceo, che era appunto la passione per la musica. E già al liceo mi iscrissi al conservatorio nella classe d'organo, di strumento d'organo, e la passione per la matematica. E quindi nella fase in cui appunto si decide quale percorso intraprendere nel futuro, quale università scegliere, cercavo un percorso che coniugasse queste due passioni. Come descriveresti la tua esperienza di ricercatore al DEIB? Al momento sono all'interno di un gruppo di ricerca che è l'Image and Sound Processing Lab, che è un gruppo molto numeroso. La maggior parte delle persone si occupa di elaborazione dei segnali audio, ma ci sono anche persone che si occupano di elaborazione delle immagini e segnali geofisici. E devo dire che il gruppo di ricerca è molto affiatato e si sono create negli anni anche proprio amicizie all'interno del gruppo, e è continuamente un ambiente stimolante perché è popolato da persone veramente entusiaste della ricerca che fanno, e sicuramente c'è sempre da imparare interagendo con loro e affrontando insieme i progetti che stiamo sviluppando. Che progetti hai per il futuro? Allora, lavorativamente per il futuro ci sono alcuni progetti in ballo che stanno partendo o sono partiti da poco, e circa i quali sono molto curioso, devo dire. In particolare vorrei menzionare un progetto che riguarda la modellazione, simulazione di trasduttori acustici e la compensazione di alcune non idealità di questi trasduttori acustici tramite tecniche di elaborazione digitale dei segnali audio. E questo ambito di ricerca, e quindi questi progetti che stiamo svolgendo in collaborazione con aziende, sono un esempio di come gli algoritmi che studiamo a livello teorico da anni possano dare un contributo applicativo significativo anche in ambito industriale. Che consiglio daresti a chi sta prendendo in considerazione l'idea di intraprendere una carriera universitaria? Allora, penso che una carriera universitaria sia sempre una buona scelta, soprattutto nell'ambito ingegneristico. Sicuramente facendo ricerca in università si acquisiscono delle competenze che possono essere poi rivendute in ambito industriale con grossi frutti e sperabilmente con grande successo. Invece circa
un consiglio che posso dare a chi è indeciso se iniziare un dottorato di ricerca oppure no, è quello di vivere la tesi di laurea come un banco di prova. Infatti la tesi di laurea può essere un periodo anche abbastanza lungo in cui lo studente ha modo di fare le prime attività di ricerca e rendersi conto se questo è un lavoro che può piacergli.